finita con successo questo Agri Contest. Sentiamo il preside, come Salvatore Tufano, come ti senti per aver fatto questa iniziativa? Beh, diciamo che io ringrazio l'associazione, che ci ha dato la possibilità di poter metterci in evidenza e soprattutto di ospitare questi bravi agri chef, che appunto la parola ci dice che loro lavorano con i prodotti della terra e soprattutto tenendo presente quella che è la sostenibilità e la stagionalità dei prodotti. Quindi ognuno di loro si è impegnato utilizzando le materie prime che vengono prodotte nel proprio agriturismo. Ringraziamo, voi che impressione avete avuto? È stata una bella esperienza. Bellissima esperienza. Allora, presentiamo voi. Eugenio Sorrentino, presidente CIA Napoli. Presidente CIA Napoli, bella esperienza. Gaetano Pascariello, presidente CIA Salerno. Mario Grasso, direttore regionale CIA. Brigida Cuozzo, CIA Salerno. Antonio Manganiello, rappresentante dell'agriturismo Rocca del Maggio. E mi sembra che sei stato tu il vincitore. È la mamma. No? È la mamma. Allora, Antonio, due battute sono d'obbligo. Diciamo, innanzitutto il piatto che hai scelto, qual è stato, perché l'hai scelto, e poi cosa significa per te tenere un agriturismo e cosa ti spinge a fare questa scelta di vita? Allora, il piatto scelto è stato, diciamo, un accordo tra mia madre, perché ritenevo che questo suo piatto, questa sua idea Signori, è stato un culinaria, piacere, arrivederci a tutti. aveva un potenziale di apprezzamento molto alto. Qual è In il più, noi piatto? abbiamo preparato uno spezzatino di vitello marchigiano, con sfumato al vino aglianico, un contorno di patate al forno, alla vecchia maniera in crosta col cuore morbido, il tutto praticamente ricoperto da salvia. Eh beh, veramente complimenti, dai. Grazie. Questa cosa ti ha spinto a te a fare questa scelta di vita sull'agriturismo, come Allora, è nata da un'esperienza pluriennale che deriva da mio nonno, mio padre e me di seguito, quindi spero che è qualcosa che si potrà anche nel tempo. Direttore, E la parte bella buonasera. Buonasera, di sindaco. questo lavoro, di possedere un Sindaco, un momento. agriturismo, risiede nel poter raccontare il territorio sotto una forma molto personale, che cosa che puoi, ma allo stesso tempo interlacciare quelli che sono arte, mestieri e storia passata. Va bene, grazie, complimenti e Grazie a complimenti anche alla voi, mamma che sono messa ciao. la mano. Sindaco, stiamo facendo una diretta a volo, complimenti per questa bellissima iniziativa. Viva qua in Città del Gusto, Città della Cultura, della Città del Gastronomia. Gusto, Città della Gastronomia, Repubblica del Cibo che ospita in questa location meravigliosa che oltre a essere cucina nel vero senso della parola è anche fucina di formazione per i cuochi, per i camerieri, per gli operatori dell'albergo in genere del domani. Qua Quindi una si migliore forma una cornice, scuola migliore di questo, non ci può una essere. cornice Tutta la mozzafiato. penisola deve essere Abbiamo orgogliosa. veramente celebrato questo momento forte, perché tutta la Campania è stata qui riunita per lanciare il vincitore nella selezione nazionale. Grazie, sindaco, A lei grazie a tutti, sempre. grazie. Grazie a tutti e complimenti.